ospite Barbara De Nigris. Ciao Antonella. Direttamente dal lago di Carezza col suo bel costumino. Perché ridi, Alfio? Rido perché lì è... perché deve respirare, Barbara. Ma lì dove... se c'è respira, due a respirare oggi, dice, respira. Senti, che cosa ci fai? Dillo tu perché è complicatissimo. Come... allora, Schupfnudel. Schupfnudel di cavolo nero con fonduta e pere. Ah, ma Schupfnudel sono tipo... come è una pasta, allora, la traduzione letteraria è pasta spinta. Sono degli gnocchi, un impasto di gnocchi che viene poi spinto sulla spianatoia per... ma guarda che bello, un primo piano. Allora, vediamo... allora, vediamo subito, intanto mettiamo... vediamo gli ingredienti. Ho detto un primo piano invece di un primo piatto. Allora, serve il cavolo nero. Allora, foglie di cavolo nero, patate bollite, farina e un uovo, okay, semplicemente per gli gnocchi. Poi per la fonduta invece panna, formaggio grattugiato, il puccione di Moena, abbiamo portato un formaggio tipico locale nostro, burro, per le pere speziate, pere, noce moscata e burro, e poi un pezzettino di burro ancora, pochissimo, per croccante, per fare lo speck croccante che darà, okay, un po' di croccantezza. E sia. Da che cosa cominciamo? Allora, iniziamo a sbollentare un po', mettiamo 5 minuti a sbollentare, noi adesso lo facciamo vedere il e poi ce li abbiamo nero, là. Bene, sì. Certo. Mettiamo a sbollentare il cavolo nero e andiamo a prendere soltanto le foglie. Poi il gambo possiamo comunque usarlo diversamente. Lo possiamo usare nei brodi, esatto, ad esempio, lo possiamo usare... Sì, sì, poi si può anche far saltare come contorno, è molto buono. Quindi cavolo nero, tipo, sono gli ultimi ormai. Sono gli, no? ultimi, infatti questo cavolo nero abbiamo proprio... detto che è un po' l'ultimo piatto, lo mettiamo qua. Sì. 5 minuti. Tanto per far vedere, acqua salata o acqua? Acqua salata, perché poi, okay, non andiamo a mettere il sale da nessuna parte. Un po' perché c'è lo speck e il formaggio. Hai capito, Evelina? Quindi meno male. Speck e formaggio. Il sale no. Anche perché c'è da altre parti, come stava esatto, dicendo. Esatto, c'è da altre parti. Se noi volevamo far passare l'Evelina, che insomma era quasi sì, c'era il sale, ma vabbè. Non possiamo dire che non c'è il burro, ma ho visto ogni volta che dicevo burro mi giravo verso il burro. No, ma non devi guardarla, perché se la guardi sei fregata. No. Poi andiamo a preparare la fonduta. Ok, quindi questo è latte. Quindi andiamo a scaldare la panna. Panna. Quindi andiamo la parte grassa la della fonduta. Certo, perché il resto... Insieme e metti il puzzone di Moena. Insieme che cos'ha, Lorenzo, questo puzzone di Moena di particolare? È un formaggio della famiglia delle espresse, diciamo, cioè quella famosa delle giudicarie, questo fino a... gli anni 60 più o meno era genericamente una spritz. Poi, come spesso accade, negli anni si raffinano le produzioni e prende questo nome, sembra, proprio grazie alla RAI. Lo dicevamo forse anche l'anno scorso con una trasmissione radiofonica negli anni 70, in collegamento appunto da queste zone, dove il conduttore ha detto: ah, quel formaggio puzzone di Moena. E poi è piaciuto come nome, ma, perché ma era identitario. Puzza, no, la crosta. La crosta puzza, però scusami, in realtà... adesso voglio sentire. È soltanto la crosta che puzza, è vero, però in realtà non ha... Esatto. Ma perché è legato al lavaggio, al lavaggio della crosta. Perché è un formaggio a crosta lavata, quindi viene spesso spugnato e rilascia questo odore un po' di ammoniaca, ma la polpa non ne risente. È vero. Ed è tipica delle tue zone. Sì, esatto, proprio puzzone di Moena è comunque a Moena. A Moena, certo. Buonissimo. Allora, abbiamo fatto, quindi, appunto, l'abbiamo messo il puzzone nella panna per fare la fonduta, esatto, come sempre a questo succede. Punto andiamo a toglierla, sennò si straccia. Poi dopo andiamo ad aggiungere il formaggio grattugiato. L'appoggiamo qua, va bene. In questa invece, in quest'altra padella, qua spegniamo, se no adesso ci fa bip bip, in quest'altra padella invece andiamo a preparare le pere speziate. Pere Kaiser, vedo che sono delle pere Kaiser, quindi pere, a me piacciono molto, perché ad esempio a me non piacciono quelle verdi, che sono un po' farinose. Queste poi tengono molto la croccantezza, tengono molto la cottura. In realtà è una cottura veloce, sono 5-6 minuti, insomma, massimo una decina di minuti. Però saltate così in padella con la noce moscata, in questo caso, gli danno comunque quella dolcezza che è per spegnere un po' il sapore del cavolo, perché comunque sempre è dolce anche il cavolo nero, però sempre di cavolo sa. E invece lo speck c'è sempre, perché lo speck c'è, sua maestà, lo speck c'è sempre. Quindi andiamo a fare dei quadratini piccolini. Anche nel piatto dello sciatore, il classico, proprio sì, le uova, le patate, lo speck è un classico che anche piace, noi abbiamo tanto, fatto. Piace tanto. Piace a tutti, cioè secondo me è un piatto da cui non si può prescindere. Persino l'Evelina lo mangia quando sì, è in montagna. Quando scio, per farlo.
Io anche quando sto in sauna in montagna. Tu non fai test, tu sei non un giovane. Bisogno. Lui è un giovane vecchio, come tutti i giovani vecchi, naturalmente. Come classico, dire? No? Non ingrassa. Certo. Ah, per quello. Tu non hai la menopausa, l'andropausa, quelle robe lì. No, beh, non hai tutti i problemi femminili. Non hai tutti i problemi femminili. Noi quando ci abbiamo. Abbiamo tutte delle storie, siamo complicate. Siamo. No, però lui poi è anche senza. Non fa sport. Quindi qui andiamo a metterci le pere. E qui invece, un po' quello piccolino dove c'è meno burro, andiamo adesso quando si scioglie andremo a metterci. Queste sono le cose che rubano un po' più di tempo, perché poi in realtà una volta che abbiamo le patate bollite per fare gli gnocchi sono velocissimi. Certo. Quindi andiamo prima a prepararci le salse e tutto l'accompagnamento e poi dopo andiamo a dedicarci agli gnocchi. Come avete capito, è sempre molto importante in cucina l'organizzazione del lavoro, Dovete avere sempre la vostra bella linea, anche se uno cucina a casa, capire da dove si parte, se no si fa una gran confusione e non si arriva mai a niente. E questo non dovrebbe più servirci. Esatto. A questo punto andiamo a metterci un pizzico di sale soltanto nelle pere, ma proprio per accentuare la loro dolcezza, e un po' di noce moscata. Questa è la noce moscata, sì. Ecco qua. Un bel po', Cioè, sì. Siate sì. generosi, insomma, non proprio... Adesso noi per esigenza ce l'abbiamo in polvere, ma ricordiamo che come tutte le spezie è meglio averle intere e macinarle al momento. Certo. Perché proprio cambia. Senti, in questo burro io metto lo speck. In questo burro andiamo a metterci lo speck. Ecco. Perfetto. Così intanto diventa bello croccante che abbiamo bisogno di lasciarlo su un attimino. Quindi abbiamo fatto la fonduta con il puzzone di Moena. Abbiamo messo il burro con lo speck e le pere con la noce moscata. Adesso patate ci dedichiamo già bollite. Gnocchi, patate già bollite e fredde, soprattutto fredde. Okay. Io consiglio anche di passarle un pochino nel forno per farle asciugare. Giusto una ventina perché di le minuti. Vuoi belle asciutte. Devono essere belle asciutte per gli gnocchi, perché poi vedremo, noi andiamo a dargli un uovo che si potrebbe anche non mettere, ma siccome il formato è un po' più allungato, deve tenere un po' di più nella cottura. Perché quindi poi l'uovo serve. Okay. L'uovo serve, in questo caso sì. Ma sugli gnocchi c'è tutto, ognuno la sua teoria. Abbiamo visto mille modi di fare gnocchi. Esatto. Io dico l'importante è che vengano bene alla fine. Assolutamente, poi lei vedi giustamente. Però per una buona riuscita dobbiamo anche incoraggiare un po' i nostri. Vedete, la farina. Sono freddi prendono meno farina. Esatto. E poi noi abbiamo sbollentato prima il cavolo nero. Ok. Andiamo a strizzarlo, guarda come rimane bello verde. Andiamo a strizzarlo e andiamo a frullarlo con l'uovo. Posso? Occhio, Certo. Aspetta che bevo ancora. Aspetta che deve posso. Essere bello strizzato e freddo. Strizzato anche e freddo. Anche questo. Capito? Strizzato e freddo. Beh, però puoi far tutto la sera prima, lasci in frigo bello asciutto, il giorno dopo c'è già tutto pronto. Vado a romperti l'uovo. Frulli. E io vado a frullare. Ok. Quindi l'uovo aiuta a frullare bene il cavolo nero. Senti, se noi non trovassimo il cavolo nero possiamo farlo anche con gli spinaci, certo. Che sono magari adesso tra un po' più di stagione. Certo, no? Certo. Quindi è uguale. Certo. Si possono fare anche bianchi, anche soltanto bianchi, Esatto. O quello che volete. La verdura è meglio perché almeno uno fa mangiare a tutti, anche un brava, po' di verdura. Questi li ha mangiati anche mio figlio che mangia le verdure. Perché certo, con tutto sto condimento lui dirà vabbè. Ricordiamo che minerali e fibre rimangono, quindi è meglio inserirli. Meglio metterla. Ok, vedi, l'uovo viene messo per frullare perché facilita. Sì, poi molto impastiamo. Asciutto il cavolo nero. E poi impastiamo. Io ho messo il guanto così dopo siamo più liberi. Quello lì possiamo, lo specchio lo possiamo spegnere, lo lasciamo là. Ok. Là. Ma che bello. Ecco, mi aiuto con questo così non ci sporchiamo le mani perché dopo dobbiamo andare a formarli. Esatto, perché dovremmo fare dei gnocchetti un po' lunghi, no? Hai detto? Sì. Cioè delle, sì. Sì, dobbiamo fare lo stesso dei bisciolini per fare gli gnocchi. Mm-hmm. E poi facciamo vedere sia sulla spianatoia che sul con le mani come dargli la forma giusta. Con le mani. Scusa, perché siccome non me la mettono più su, io la ballo da con sola. Le mani. Non mi interessa. Con le mani, ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao.
Io ho tipo, sai il tempo delle mele, no? Ho le cuffiette e la sento. Invece del tempo delle mele, lui ha con le mani. Allora, siccome tu devi impastare, no? Sì. Ci fermiamo un attimo, proprio quel minuto famoso che ormai avete imparato a conoscere. E intanto noi impastiamo, voi vedete questi 60 secondi e poi torniamo qui. Allora, siamo qui. Allora, il minuto ti è servito, esatto, per impastare bene questi gnocchi con le patate, il cavolo nero che io ho frullato insieme all'uovo. E ci dedichiamo, io ho finito di impastare questo, e andiamo a far vedere il formato. Di questi Schlupfnudel. Allora, è molto morbido l'impasto, ma non ci dobbiamo preoccupare, non sono così delicati come sembra. Quindi, andiamo a fare dei sbirolini di 2-3 centimetri. Ok. Adesso ne facciamo vedere qualcuno, ma noi ce li abbiamo già pronti, però vogliamo far vedere. Poi liberiamo bene, perché sennò... Devono scivolare. Devono scivolare. Così. Possiamo anche fare così. Ah, tipo, come si chiamano quelli che si fanno così e si buttano? Strozzapreti. Gli strozzapreti. Però lo strozzapreti fa il giro solo da una sotto, parte. Invece questo è più semplice, quindi perché fate questi gnocchetti così, che secondo me è più semplice. Perché la spianatoia deve essere particolarmente pulita. La spianatoia deve essere pulita. Viene lo stesso, però, vedi, deve essere proprio pulita. Quindi è più facile fare così. Là. E così escono tutti, eh? Assolutamente. Quindi andiamo a vedere... L'acqua che l'acqua adesso che mettiamo. Prima bolliva, adesso, prima bolliva, adesso più, l'abbiamo. Ma non fa niente per gli gnocchi. Non c'è problema. L'abbiamo e li buttiamo, guarda, abbiamo un bel po' e quindi noi li buttiamo tutti, perché ottimo, sai che qua la, come dire, la fame canta, ottimo, quindi bisogna... Allora, io consiglio di metterli su un foglio di carta fondo con un po' di farina, in modo che facciamo questo lavoro. Così non dobbiamo riprenderli con la... Adesso vedrai che io combino un casino. No, vado dentro anche io, ecco, dentro. Con la carta è facile. Con la carta. Ok. Vabbè, non è possibile. Tanto, adesso abbiamo ancora... Allora, questa fonduta che abbiamo fatto vedere, che però deve cuocere un pochino, cioè deve sciogliersi bene il formaggio, gli abbiamo aggiunto il formaggio grattugiato. Ok, e quindi diventa ancora più bella solida. Esatto. Ok. Andiamo a metterci dentro un mestolo di acqua di cottura del cavolo nero, che conserviamo, perché dentro poi andiamo burro. Dentro nel burro, facciamo una semplice emulsione, e poi andiamo a buttarci dentro gli gnocchi che sono già saliti a galla. Che non sono degli gnocchi, ma sono dei... Gli Schlupfnudel. Schlupfnudel. Mettiamo la fonduta sotto. Quindi la fonduta di Puzzone di Moena, arricchita di panna, essendo una fonduta, e formaggio grattugiato. Poi? Poi ci andiamo a buttare sopra, facciamo un bel letto. Fatica. Là. Poi ci andiamo a buttare sopra questi che abbiamo saltato con un po' di burro, velocemente, e un po' di emulsione. Gli Schlupfnudel. Mi sembra giusto. Poi ci andiamo a mettere la sopra le pere con noce moscata. Ma che piatto. Guarda che piatto, sì. Altro che piatto dello sciatore questo, eh. Sì, e sì. Poi immancabile il re, lo speck. Beh, ma che meraviglia. Barbara, ma che meraviglia di piatto, gli Schlupfnudel, cavolo nero, fonduta di Puzzone di Moena e pere. Naturalmente avete il puzzone, usate il formaggio che vi piace. L'importante è la fonduta. Grazie Barbara, grazie molte.